propria calotta di impunità, che si colloca ancora una volta da chi ha commesso reati e con ulteriori deroghe viene ampliata sempre di più, come se ce ne fosse sempre più bisogno, come se alcuni evasori fossero in contatto con membri del governo, membri della maggioranza e chiedessero un'ulteriore deroga temporale per cercare di far rientrare magari quei capitali che non sono ancora riusciti a smuovere. E allora tutta la normativa del governo Renzi si basa su questo, si basa sul dire le parole autoriciclaggio, falso in bilancio, delega fiscale. Concluda, Ferraresi. Ma poi, invece, nel merito, si ritorna su normative poco efficaci e che aiutano i disonesti. È per questo che noi chiediamo che si parli meno, che si facciano meno annunci, ma che si facciano leggi fatte bene. Grazie, Presidente. Grazie, Ferraresi. Adesso la collega Loredana Lupo, prego. Grazie, Presidente. Allora, in quest'Aula è stato chiesto di passare alla discussione degli emendamenti perché, a detta diciamo, dell'onorevole Martella, i nostri argomenti erano pretestuosi. Io direi ripetita iuvant. È questo quello che bisogna realmente capire. Se noi qui ripetiamo più volte le stesse parole è perché speriamo che piano piano, lentamente, come la goccia che scava la roccia, riusciate a capire l'importanza dell'argomento. Il numero di cittadini che da giugno ad ottobre sono pronti ad autodenunciarsi per far rientrare in patria i propri capitali che hanno illecitamente all'estero tenuto, è passato da 1836 a 63.251. Ora, solo questa cifra dovrebbe farci riflettere un attimo, che forse questo più che un condono sia addirittura un regalo, perché è di questo che stiamo parlando. Ma vengo nel merito, perché il mio emendamento prevede che venga soppressa il numero 2 al comma 1 della lettera B. Cioè, che cosa vogliamo fare con questi emendamenti? Miriamo a ridurre la portata applicativa delle disposizioni che prevedono la non punibilità delle condotte di riciclaggio poste in essere fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla voluntary o addirittura sino alla data di presentazione di istanze integrative. In pratica, in relazione a condotte che potranno essere poste in essere anche dopo l'entrata in vigore della legge. Presidente, la finalità del decreto in oggetto non è, così come dichiarata, quella di favorire il rientro di capitali in Italia e attività finanziarie dovute all'estero e non dichiarate, bensì è quella di ricavarne un gettito fresco da utilizzare, gettito che possiamo immaginare sarà utilizzato per la legge di stabilità. Comprendiamo la necessità di questo governo di fare cassa per coprire sia le necessità reali che quelle elettorali, perché non ci dimentichiamo degli 80 euro in busta paga. Ma è inconcepibile che in un paese civile si pensi che l'illegale debba diventare legale, così, dall'oggi al domani. Perché ci sono tanti cittadini che negli anni le tasse per i soldi guadagnati, per i loro capitali, per i loro immobili, li hanno dichiarate alla luce del sole. Quindi, noi vi chiediamo quantomeno di valutare il fatto che questi emendamenti tentano di limitare i danni. Non è obbligatorio il rientro, ma solo l'emersione di quel capitale. Di fatto è possibile perfezionare la procedura
pagare quello che va pagato e mantenere i propri capitali in un paradiso fiscale. Questo decreto è illegittimo verso tutti i cittadini. Io vi prego di valutare quantomeno la bontà di questi emendamenti. Grazie. Grazie, collega Lupo. Il collega Vignaroli, prego. Grazie Presidente. Come già detto dalla collega che mi ha preceduto e anche dai colleghi che mi hanno preceduto, il decreto legge ha progettato il termine per l'attivazione della procedura volontaria di volontaria collaborazione per la regolarizzazione dei capitali occulti detenuti all'estero, facendoli emergere ma non rientrare. Precisamente, il termine originario fissato al 30 settembre 2015 è stato posticipato al 30 novembre 2015, con termine fino al 31